Bentrovati ad una nuova puntata di Europa Domani. E parliamo di immigrazione con l'ausilio del report annuale di Frontex, che ha calcolato che tra il 2011 e il 2012 in Italia e a Malta il numero degli arrivi è calato dell'82%, ma l'emergenza non è rientrata. Placatasi l'onda di arrivi legati alla primavera araba, il dato è passato da 59.000 a poco più di 10.000. A livello generale, invece, il maggior numero di migranti all'interno dell'Unione Europea è di origine afghana, mentre sono in crescita quelli in arrivo dalla Siria. Per il 2013, soprattutto in previsione dell'inizio della stagione degli sbarchi, continuano ad essere considerate ad alto rischio le rotte del Mediterraneo, centrale, orientale e occidentale, e in particolare i confini con la Turchia. A medio rischio sono le rotte del Mar Nero e del Mar Baltico, mentre le isole Canarie sono a basso rischio. Intanto l'Europarlamento ha approvato nuove regole comuni per il calcolo della popolazione residente nei 27 Stati membri, anche se il voto vero e proprio è stato rinviato. Le nuove norme sono cruciali. Le persone residenti in un paese, infatti, ne condizionano il peso nei voti a maggioranza qualificata nel processo legislativo. Allo stesso tempo, determinano l'ammontare dei fondi europei a cui ha diritto lo Stato membro. Si tratta, insomma, di una partita tutt'altro che secondaria, che oggi si gioca però con regole di contabilità demografica diverse in ognuno dei 27. Le nuove norme puntano a fornire a Bruxelles i dati sul numero di abitanti dimoranti abitualmente in un paese, ovvero coloro che vi risiedono o che intendono risiedervi almeno per un anno. È stata invece una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a stabilire che conservare le impronte digitali di una persona non condannata per un reato viola il suo diritto al rispetto della vita privata. All'origine della sentenza è il caso di un cittadino francese a cui erano state prelevate nel 2004 e poi nel 2005 le impronte digitali durante due diverse indagini. La prima si era conclusa con una soluzione, la seconda con un non luogo a procedere. Le autorità hanno tuttavia deciso di rimuovere dal database nazionale le sole impronte digitali prelevate nel 2004. La Francia è stata dunque condannata dalla Corte. E chiudiamo questa puntata con l'iniziativa di una ONG rumena. L'Associazione per l'Ecologia e lo Sviluppo Sostenibile, che ospita il centro EuropeDire della regione, cerca partner interessati a presentare un progetto nell'ambito del programma Serbia European Union Civil Society Facility. Obiettivo generale del programma è rafforzare il ruolo della società civile nel paese balcanico, spingendo verso le riforme democratiche. La scadenza per presentare i progetti è stata fissata al 13 maggio. E questa era la nostra ultima notizia. Ricordate che l'informazione dall'Unione Europea torna tutti i giorni su questo canale. Thank you.